No, io ero terrorizzata, non volevo andare. E mio padre mi chiese, andiamo all'ospedale. E io mi sono seduta dietro con mia madre e l'ho tenuta in braccio e lei stava male. C'era già una situazione molto difficile quando poi è arrivata questa tragedia nell'81, che è stata quella che ha distrutto poi in sostanza il matrimonio. Federico aveva in quel momento deciso di realizzare come regista un documentario sui salmoni, sulla pesca dei salmoni in Alaska, e aveva praticamente utilizzato uno di quegli aerei che tutti quanti i pescatori di salmone utilizzavano. E l'ultimo giorno lui si è alzato da una parte, un altro si è alzato da un'altra, si sono scontrati e praticamente i due aerei sono crollati in questo pack. Era un figlio che gli assomigliava molto, intanto era bellissimo. L'unico maschio della famiglia, quindi diciamo che per Dino è il suo, in teoria, erede naturale. Per la madre è il suo alter ego, perché è quello in cui si riscontra di più per tipo di sensibilità, per tipo di temperamento. Per lei la morte del figlio è stata la vera tragedia e la cosa che ha determinato poi la sua lenta fine. Per 2 anni Silvana è andata sulla tomba a fare l'uncinetto e non usciva più di casa. Mia madre, quando ha perso mio fratello, ha scelto la morte, perché l'ha proprio detto, eh. Lei ha detto voglio morire ed è morta. E morì anche l'unione col marito. E si sono riuniti per un po' di tempo e poi si sono completamente separati. Lui esce fuori da questa cosa e ricomincia a lavorare. Non solo ricomincia a lavorare, ma ricominciando a lavorare trova anche la donna alternativa, come dire, e lei invece non trova più niente, cioè per lei è la fine. Isn't it rich? Are we a È stata la grande tragedia. È stata la tragedia umana, la fine di un matrimonio. È stato veramente. E Silvana ha sofferto tanto per la fine del matrimonio, fino alla malattia, perché credo proprio il dolore abbia messo dentro di lei il germe della malattia. Perdonami, amore, ma sono così stanca. Sono stati giorni difficili e mi sei mancato tanto. Mi sei mancato tanto. Dopo che era successo tutto così, lei per un po' di tempo si trasferì dalla figlia più piccola, Francesca, in Spagna, a Madrid. Io andai a trovarla, che ero là per caso per lavoro, e l'ho trovata, lavorava a piccolo punto, tranquilla, cosa, però era morta. Nella borsa che lei portava sempre con sé quando poi malata andava in radioterapia a Parigi, e questa borsa dentro c'erano tutti conservati i biglietti che avevano accompagnato alcuni dei
dei regali di Dino, con tutti gelosamente conservati. È un personaggio che non si finisce mai di capire e che nessuno riuscirà mai a capire fino in fondo. Rimane un personaggio misterioso. Ci sono come delle ombre nella sua vita, ma nel suo carattere. Questo lato faceva parte del suo grande fascino.